Mercoledì 14 luglio, presso il Teatro della Villa Peripato di Taranto, si terrà la quinta edizione dell'evento La Notte delle Lune. È un'iniziativa che intende unire alla bellezza, alla moda e allo spettacolo la solidarietà. Protagoniste l'associazione Giorgio Forever e l'associazione Stella Maris. La Notte delle Lune è un evento che organizziamo tutti gli anni, infatti quest'anno siamo alla quinta edizione, evento che si divide in moda, spettacolo e solidarietà. Moda perché ci sarà un concorso di bellezza che eleggerà sei vincitrici, alla quale tre andranno alla finale nazionale di Miss Venere d'Italia. Spettacolo perché quest'anno abbiamo deciso di ambientare il nostro spettacolo agli anni 50 e 60 perché ci vogliamo affiancare all'associazione Stella Maris contro la violenza delle donne. Evento che si basa sugli anni 60 e 70 perché in quell'anno proprio abbiamo iniziato con l'evoluzione della donna. E poi, come diciamo 2 anni a questa parte, la fondazione di Giorgio Di Porzio, e quindi abbiamo voluto fortemente abbracciare questo progetto. Vi aspettiamo tutti alla Notte delle Lune, al Teatro della Villa Peripato, il 14 luglio alle 20:30. Il ricavato dell'evento andrà in beneficenza alle due associazioni. Anche quest'anno il Bar 5 Lune ci invita a questo evento perché è sempre molto sensibile ai problemi della città. La fondazione si occupa della ricerca oncologica pediatrica e questo è molto importante per loro, sono molto sensibili e ci sostengono ogni qualvolta organizzano qualcosa nel territorio di Taranto. Qual è il messaggio che si vuole lanciare? Il messaggio è che Taranto deve rinascere, Taranto deve anche crescere e pensare comunque a quelle fasce più deboli, come i bambini, dove noi insomma ci incentriamo con il nostro lavoro. È un problema annoso che va crescendo negli anni e dobbiamo puntare e cercare di sensibilizzare sempre più le persone. L'aiuto di tutti servirà a raggiungere il prima possibile i nostri obiettivi e ad aiutare i bambini futuri soprattutto. Oggi siamo qui perché vogliamo presentare la conclusione di un progetto, un Port Puglia 2014-2020, finanziato dall'assessorato al welfare della Regione Puglia, sul progetto Giù la maschera, e parliamo di abuso nascosto. Per noi è una tematica fondamentale, in quanto siamo stati i primi nel 2018 a parlarne in tutto il meridione. E oggi vogliamo diventare punto di riferimento per tutte quelle donne della regione Puglia che si trovano coinvolte in questo vortice che le porta soltanto giù in un baratro. È difficile riconoscerla la violenza narcisistica e che è necessario che siano accolte e seguite in un processo di rinascita da chi, dal punto di vista psicoterapeuta, sa perfettamente di cosa stiamo parlando. Nell'ambito di questo progetto le donne hanno fatto vari percorsi di arte, qualsiasi tipo di arte, dalla pittura alla scultura, al corso di sartoria, e presenteremo anche qualche piccolo capo a fine conclusione di questo percorso che le donne hanno creato.